Un saluto a Drone Channel TV. Io mi chiamo Sergio Borroni, ho un piccolo canale YouTube dove amo documentare i viaggi che facciamo in canoa e in bicicletta. Chi mi segue forse qualche filmato l'ha visto. Sa che da qualche tempo noi giriamo con dei droni per documentare in modo un po' originale le cose che facciamo. Bisogna fare sempre attenzione quando si fanno questi viaggi, documentarsi molto bene sulle norme vigenti paese per paese. Ormai sono cose che si trovano online, tenendo presente che sono paesi che lo consentono, paesi che richiedono autorizzazioni, paesi dove è vietatissimo, leggi India e Marocco, dove si rischia l'arresto. E così abbiamo documentato l'ultimo viaggio che abbiamo fatto usando un piccolo drone ripieghevole della DJI, l'ultimo prodotto che è il Mavic, con risultati a parer mio estremamente interessanti. Era un viaggio abbastanza articolato perché si andava dalle Ande, quindi l'abbiamo fatto volare a 4.000 metri d'altezza, così come all'altezza del mare in presenza di forte vento nel deserto di Sechura, ed è stato un apparecchio molto utile e ci ha dato secondo me dei risultati anche molto gradevoli dal punto di vista del risultato finale. È un oggetto facile da usare, bisogna conoscere alcune accortezze, tutto sommato non così complicate, però con qualche ora di volo si prende la pratica giusta per poterlo utilizzare, diciamo, al meglio. Ecco, portarsi dietro questo quando si fa una salita di 123 km è molto meglio che non portarsi dietro un Phantom, perché nelle salite ogni chilo cuba per 5 watt e questo sono 700 grammi, col Phantom sotto i 2 kg è difficile stare. Sembra una differenza non significativa se cammini, no, ma in bicicletta i chili si sentono. Tra l'altro abbiamo dovuto affrontare dei passaggi molto complicati in prossimità del deserto del Sechura, siamo quasi sprofondati completamente nel fango, c'era il fango praticamente all'altezza di mezza coscia. Ecco, in quel caso avere un apparecchio non ingombrante sulla schiena, beh, faceva senz'altro la differenza, perché c'erano proprio delle difficoltà nel muoversi, nel sollevare la bici, spostarla, portarsi dietro tutto. Cioè, fare tutto questo con un apparecchio collegato alla schiena ingombrante avrebbe sicuramente determinato delle complicazioni molto più marcate. Ringraziamo intanto lo spazio che ci concede Drone Channel TV, in particolar modo ringrazio anche il distributore di Roma Personal Drones che ci ha consigliato questo apparecchio, del quale noi personalmente siamo entusiasti e che infatti ci seguirà nei prossimi viaggi, il prossimo è tra 2 settimane, col quale contiamo di portare a casa delle immagini molto interessanti, e sono convinto che, a meno che non ci siano delle rivoluzioni del mercato, questo sarà il prodotto che ci segue ancora per parecchio tempo.